È tutto confermato, non insomma? Sì, sembra proprio di sì. E le nostre iene hanno indagato ulteriormente. Cosa ne pensi del matrimonio Silvia e Pazzo? Appunto che sono pazzi. Poi guardando gli invitati, io sarei preoccupato, seriamente preoccupato. Ciao! Ma cosa ne pensi del matrimonio della Silvia e Pazzo? È fantastico! E tu, che li conosci da anni, cosa ne pensi del matrimonio della Silvia e Pazzo? Perché si sposano? Sembrerebbe di sì! Quando? Non lo so! E tu, cosa ne pensi di questo matrimonio? La Silvia e il Davide si sposano. Si sposano, beati loro. Sono ancora in tempo per scappare? Guarda, io ti dico che nella mia vita, 44 anni di matrimonio, basta mettersi d'accordo che le cose vanno. Riusciranno? Cosa ne pensi del matrimonio tra la Silvia e il Pazzo? Beh, direi che tra due pazzi si sono incontrati bene. Secondo me andrà alla grande. Questa è forse l'opinione più importante di tutte. Signora Ciccia, cosa pensa del matrimonio tra la Silvia e il Pazzo? Oh, finalmente! Ci dica! Finalmente si sono decisi. Sono contenta, povero Davide. Vuole fare qualche augurio ai due sposi? Tanta pazienza e tanta felicità, sì. Una sua opinione personale su questo fantastico matrimonio? Sicuramente sarà bello, perché le persone sono belle e hanno pazienza l'uno con l'altro, quindi penso che andrà tutto bene. E tu, che cosa ne pensi di questo matrimonio? Che matrimonio? Carluccio, cosa ne pensi del matrimonio? Avete colpito voi dal vostro abbigliamento. In effetti siamo molto eleganti. Molto eleganti, è un matrimonio... Del Pazzo e della Silvia. Ah, bene. Ma sai chi sono? Ah, ma si sposi tu. No, la Silvia. E chi è la Silvia? Manoni, la figlia della Ciccia. Sì, bene, bene. E cosa ne pensi? Bene, ha trovato anche un bel uomo. Un bel uomo? Tu dici? Perché non è bello. Cosa ne pensi del matrimonio della Silvia e del Pazzo? Sono pazzi quei due lì. Non lo so, auguri, tanti auguri alla Silvia. E al Pazzo? Anche al Pazzo, sì, li conosco bene tutti e due, sì, sì. Tanti auguri. Cosa ne pensi del matrimonio del Pazzo e della Silvia? Bellissimo, fantastico. Pasqua, cosa ne pensi del matrimonio del Pazzo e della Silvia? Va bene, basta che vanno d'accordo, va tutto bene. E cosa gli auguri? Ma la felicità, cosa vuoi, tanta felicità. Cosa pensa del matrimonio del Pazzo e della Silvia? È la figlia. Della Silvia. Come? Il matrimonio? Sposa, giuro. Chi è che ci sposa? La Silvia e il Pazzo. Non ho capito bene. Andiamo a cercare la sorella della sposa. Aspetta, qual è? Quale sarà, Manoni? Ho già suonato. Che piano? Fatto in fondo, al primo piano. Ok. Siamo qui con la sorella, il cognato e le nipoti. Cosa ne pensate del matrimonio del Pazzo e della Silvia? Aiuto! Un grande evento. Soprattutto per il Pazzo. Perché? Perché non ce l'avremmo mai aspettato. È rimasto da solo fino adesso, allora? Tantissimi auguri. Auguri Silvia e auguri Pazzo. Tanti auguri, tanti auguri. E da questo quadretto familiare è tutto. Ciao! Questo matrimonio è un grande evento. Ma ce n'è un altro che sconvolge gli animi castiglionesi. La domanda è: faranno l'asino a San Nicola?